Che fine ha fatto John McAfee? Sta al gabbio da quasi 6 mesi. È stato arrestato nell'ottobre del 2020 per truffe imputabili proprio al mondo delle criptovalute e sta aspettando l'estradizione negli Stati Uniti, ove il Dipartimento di Giustizia gli ha già imputato svariati reati: frode finanziaria, frode telematica, frode azionaria e addirittura anche a riciclaggio di denaro. Negli Stati Uniti, in cui le leggi federali ritengono le criptovalute e cripto asset al pari dei titoli azionari, vi sono tutta una serie di problemi pratici e anche legali nel momento in cui si incitano le persone ad investire in digital asset o crypto asset, nel momento in cui si abbiano poi degli interessi personali diretti, che è il caso specifico di John McAfee. Io, oltre a averlo ascoltato in svariate occasioni prima che venisse ovviamente arrestato in televisione, ho avuto modo di vederlo di persona e ascoltarlo anche di persona per 2 volte, nel 2018 e nel 2019, al World Blockchain Congress di Malta, e in entrambi i casi sul palco si presentava con un bicchiere di whisky colmo fino all'orlo. Diciamo che l'impressione non è che suscitasse particolarmente conforto, come la famosa esternazione del 2017, estate 2017, quando la CNBC disse: mi mangio il pene in diretta se Bitcoin arriverà almeno a $500,000 entro la fine del 2020, poi addirittura rettificata a 2021. Per chi non lo sapesse, alla fine, proprio durante l'estate, prima del suo arresto nel 2020, e quindi grosso modo 9 mesi fa, lo stesso John McAfee disse: bisognava essere degli idioti per credere a quelle parole che dissi durante quella sessione televisiva. Bene, vi lascio in descrizione il link di uno dei primi video che ho fatto sulla criptosfera, che risale proprio a giugno del 2017, in occasione di quelle sue esternazioni, in cui io sollevavo tutta una serie di dubbi circa sia la genetica del Bitcoin, che ovviamente poi il fatto che ci fossero delle personalità anche di una certa visibilità mediatica che spingessero i neofiti ad investire in qualcosa di cui già allora era difficile comprendere, e di certo l'environment legato a tutto il mondo cripto non era così, chiamiamolo, qualificato, istituzionale, come invece lo è oggi, come lo è in questo momento, in cui si dice, si narra, pare che Bitcoin andrà molto presto a $70,000 per unità di conto. Bene, ricordo benissimo gli insulti, le minacce, le offese di tutta la comunità dei cosiddetti Bitcoin Evangelist, che mi attaccarono pesantemente. Potete ancora andare a leggerli, le offese, le denigrazioni che sono sulla chat della rispettiva clip, che vi fanno comprendere, vi facevano comprendere come in quel momento il mondo cripto era veramente partecipato da invasati mentali che sostenevano che bisognava comprare Bitcoin, perché lo aveva detto John McAfee, il quale si sarebbe mangiato il pene in televisione se non fosse arrivato poi a $500,000, e così via discorrendo. Questo era il clima di all'epoca. Sono passati grosso modo 3 anni. Nel frattempo John McAfee sta al gabbio, e oggi l'environment è cambiato, sì, perché c'è un po' più di c'è stato un apporto significativo legato a maggior qualità sia della comunicazione che dell'informazione, in forza di operatori istituzionali e player istituzionali. Però purtroppo tanti piccolini continuano a essere attratti dal denaro facile, soprattutto da profili Twitter o profili su YouTube di ragazzini che spacciano di 20 anni, che non sono manco laureati in economia, probabilmente hanno dotazioni personali che sono ridicole, che si fanno promotori di grandi performance nel futuro. In descrizione tutti i link esterni per andare a approfondire tematicamente quello che accade in quel periodo storico, vale a dire giugno 2017, e anche recentemente per conoscere quello che sta accadendo alle sorti di John McAfee, come ho detto, ancora
agli arresti qui in Spagna in attesa di essere estradato negli Stati Uniti.